Oh, AC Milan! Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti, nuovo video sul canale Lollo, i milanisti official. Oggi è pomeriggio, come vedete dalla luce dietro di me, vi sarete accorti che oggi è pomeriggio, sono le 13.05 di lunedì. Sto girando questo video, voi probabilmente lo vedrete questa sera il video, quando poi lo caricherò. Allora ragazzi, perché ho fatto questo video? L'avrete intuito un po' dal titolo. Allora, siccome come in tutte le buone famiglie, voi siete la mia famiglia di milanisti, quindi i miei fratelli rossoneri e le mie sorelle rossonere, ho deciso di condividere con voi un'incazzatura che mi è venuta facendo due calcoli. Mi sono chiesto, ma il Milan dal 2012 quanti soldi avrà speso per andare a sopperire quello che è il suo vero tallone d'Achille o da killer? Citazione. Che è l'attaccante che non riesce a fare gol. Il problema è l'attaccante, quindi gli attaccanti. Il problema è il gioco o è il problema chi gli dà la palla agli attaccanti? Facciamo un ragionamento insieme, andiamo a vedere i nomi, cerchiamo un attimo di capire questa cosa. Prima di andare avanti, pollice in su al video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, metti l'iscrizione perché ti vedo che guardi sempre il canale, guardi sempre i video, ma non metti l'iscrizione al canale. Fallo, non ti costa niente. E siccome so che l'hai fatto, adesso ti do un premio. 1, 2, 3, sigla! Allora, comodi, tranquilli ragazzi. Allora, partiamo da Milan, una crisi senza fine che arriva da lontano. Il Milan fa enorme fatica in zona gol e nemmeno l'ultima campagna faraonica dei cinesi, ma soprattutto, men che meno l'arrivo del Pipa Higuain, è riuscita a sopperire quella che era questo grandissimo problema che il Milan si porta avanti da anni. La famosa maledizione del numero 9. Per chi non la sapesse, il Milan ha due grosse maledizioni. La prima grossa maledizione è la maledizione del numero 9, che quando i giocatori arrivano e indossano la maglia numero 9, che fu del nostro caro Pippo Inzaghi, quando arrivano al Milan fanno schifo. Non si sa perché, ma sta succedendo così inevitabilmente dal 2012 in poi. L'altra maledizione, vabbè, la sapete, è quella del nostro presidente Berlusconi, che ci ha fatto fare 30 anni di gloria e dobbiamo fare 30 anni di schifo. Speriamo che né una né l'altra alla fine si avverino. Ok, andiamo avanti. Vi do dei nomi, come se fosse la Via Crucis. Adesso io elencherò dei nomi, che sono Pazzini, Bojan, Balotelli, Matri, Destro, Bacca, Luis Adriano, La Padula, Kalinic, Andre Silva e Higuain. Ovviamente l'ultimo che abbiamo detto, quindi il nostro Pipa Higuain, rispetto a tutti gli altri ha un calibro da campione completamente diverso. Infatti se voi andate a vedere tutti i video che ho fatto quando è arrivato il Pipa, ovviamente ho festeggiato perché il Pipa rispetto a tutti gli altri sono tutti delle mezze chiavichine, sono tutti dei mezzi giocatorini, forse Andre Silva forse l'unico che ha un pochino più di qualità, gli altri sono tutti mezzi giocatori. E ovviamente io la prima cosa che vi ho detto quando è arrivato il Pipa, ho detto finalmente arriva un campione che ci fa fare il salto di qualità. E dopo andiamo a parlare anche di questa cosa. Comunque fatemi finire il discorso. Il Milan, escluso il Pipa, il Milan ha speso la bellezza di 150 milioni di euro per pagare tutte queste benedette punte. Nessuna di queste benedette punte ha fatto meglio di Ibrahimovic che c'era l'anno prima. Cioè, quindi via Ibra e via Thiago in quel caso, in quell'anno, quindi via Ibra, non è più arrivato nessuno in grado di fare meglio di Ibra. L'unico che fece bene, adesso non ricordo esattamente, me l'ero scritto, ma qua mi sono fatto 8.000 punti, non lo ritrovo più. L'unico che fece bene fu soltanto Bacca, che fece, non mi ricordo quanti gol, però è l'unico che fece un po' bene. Tutti gli altri ragazzi, una roba indegna. Pazzini, Bojan, Balotelli, Matri, Torres, Destro, Bacca, Luis Adriano, La Padula, Kalinic, Andre Silva e Higuain quest'anno. Quindi, come ho scritto... eccolo qua, l'ho trovato ragazzi. Ibrahimovic in 2 anni e 85 match, quindi in 85 partite, Ibra ha segnato 56 volte, 56 gol in 85 partite.
più di Matri, Destro, Torres, La Padula, Kalinic, Andre Silva, Luiz Adriano e Pastini messi insieme. Cioè tutti questi qua che vi ho nominato non hanno fatto gli stessi gol che ha fatto Ibra in, nella stessa, diciamo, stessa quantità di partite. Io ho scritto una cosa, ho scritto una cosa sulla pagina dei Milanisti, tra l'altro ragazzi andate a cercare la pagina dei Milanisti, iscrivetevi su Facebook, è lì dove io scrivo tutte le mie cose, invece ne approfitto se no mi dimentico, invece se volete farvi un po' lì cazzi mia, farmi delle belle domande che vi rispondo sulle mie stories, andate cercate Lollo-Basso, Lorenzo-Basso, Lollo Music su Instagram e lì c'è il mio account, vabbè, andiamo avanti. Allora, ho scritto una cosa sulla pagina milanistica che ha creato un po' di scompiglio. Allora, secondo voi gli attaccanti del Milan hanno fatto sempre male per colpa di chi? Allora, colpa degli allenatori? No, perché ne abbiamo cambiati 7-8 negli ultimi anni, quindi non può essere colpa degli allenatori, a meno che tutti gli allenatori erano degli allenatori scarsi. E qua possiamo discuterne, perché in realtà tutti gli allenatori post Allegri sono stati degli allenatori. Forse l'unico vero allenatore è stato Mihajlovic, gli altri sono stati tutti degli allenatori un po' campati per aria. Però quindi abbiamo cambiato gli allenatori, quindi escludiamo questa opzione. Abbiamo cambiato i moduli, quindi non può essere un problema di moduli. Quindi gli attaccanti non facevano schifo per colpa dei moduli, perché abbiamo cambiato anche i moduli. Quindi abbiamo cambiato i moduli, abbiamo cambiato gli allenatori. L'unica cosa che rimane è i giocatori. Quindi, come sostengo da anni, ancora prima che aprissi questo canale qua per parlare con voi, quando lavoravo, quando ero a fare lo speaker a Radio Rossonera, io a Radio Rossonera dicevo questa cosa qua, che i cinesi dovevano comprare dei centrocampisti forti, infatti poi hanno preso Biglia e Kessié, che poi vabbè si sono rivelati non un buco nell'acqua perché è sbagliato, però si sono rivelati un po' al di sotto di quelle che erano le aspettative. Però io tutte le volte quando sono stato lì in diretta a parlare, io dicevo sempre la stessa cosa: i cinesi devono comprare, e devono comprare a Radio Rossonera, i cinesi devono comprare i centrocampisti forti. Quindi mi sbatte la finestra dietro, spero che sento dei rumori sinistri dietro di me, vabbè ragazzi, pace, c'è un po' di vento qua a Milano. Allora, quindi cosa succede? Che se gli attaccanti, tutti gli attaccanti che sono venuti al Milan hanno fallito, il problema probabilmente è ancora oggi da imputare al centrocampo. Al centrocampo del Milan servono giocatori di qualità. L'assenza di Biglia negli ultimi mesi è stata distruttiva per quello che è il nostro gioco, perché per quanto il Milan possa aver fatto schifo nel primo periodo di Rino Gattuso, nelle prime partite, quando ancora c'era Biglia a centrocampo, possiamo però tranquillamente ammettere che non giocavamo così da schifo come stiamo giocando adesso. Adesso proprio zero, ragazzi, zero verticalizzazioni, zero triangoli, zero di tutto, zero sparato, zero. Veramente uno schifo. Quindi mi viene da pensare e da dedurre, in base a quello che vi ho detto, che tutti gli attaccanti che sono venuti al Milan, Higuain incluso, abbiano fatto male, non per colpa esclusivamente dell'allenatore, e non sto assolutamente salvando Gattuso, non per colpa del modulo, e possiamo anche qua parlare del 4-3-3, che a me non piace più, non vorrei più giocare col 4-3-3, perché, e apro un attimo una parentesi, noi oggi giochiamo con un 4-3-3 semplicemente per mettere a proprio agio l'altro nostro giocatore più forte della rosa, che è Suso. È inutile che ci raccontiamo le palle, noi abbiamo due giocatori, tre giocatori forti, quattro giocatori forti che sono al Milan. Uno è Higuain, che quando non mangia, l'avete vista la foto in cui dai ragazzi, adesso allora, le hanno fatto una foto di ritorno dalla partita con il Genoa, con la Samp in treno, e fanno la foto di squadra, e nella tasca aveva il Biredi, mi sembra che si chiami, che è lo snack alla Nutella, e cercava di nasconderlo per non farsi vedere, vabbè. E quindi niente ragazzi, quindi praticamente il discorso che vi volevo fare nel complesso è quello, non mi ricordo più cosa vi stavo dicendo prima, comunque nel discorso globale che vi volevo fare è quello, ragazzi, possibile che il problema sia sempre solo da imputare all'allenatore? Non è così, il problema del Milan è un problema che, come vi dico da diversi mesi, è un problema che deriva dai giocatori di qualità. Abbiamo preso Paquetà. Come vi ho detto nel video della partita, post partita con la Samp, di Paquetà ne servono altri 5. Servono giocatori di qualità che possono inserire quantità e qualità
all'interno del gioco del Milan. Se no, torniamo sempre lì, continuiamo a cambiare. Adesso veniamo all'altra parte finale del video e vedo che tanti mi state dicendo: Lollo, se dovesse andare via, innanzitutto mi chiedete: Lollo, Higuain va via? Ragazzi, io spero con tutto me stesso che Higuain non vada via, perché Higuain, anche se è sovrappeso, anche se di qua, anche se di là, parliamo sempre di un giocatore che quando ha mezza palla buona, se vuole la palla te la butta dentro, se vuole rimanere al Milan. Se non vuole rimanere al Milan, che vada via, che arrivi un altro giocatore e vediamo che cosa succede. Chi può essere il sostituto? Tanti mi state dicendo: Lollo, a te piacerebbe se dovesse venire Piontek? Ragazzi, se dovesse venire Piontek, non è il mio giocatore preferito, perché ho paura che faccia la fine di Pazzini, Bojan, Balotelli, Matri, Torres, Destro, Bacca, Luis Adriano, Lapadula, Kalinic, André Silva. Ho paura che faccia la fine di questi, perché in realtà non è un giocatore completo, non è quel giocatore che tu la dai, che sono pochissimi giocatori al mondo che non hanno bisogno di un centrocampo, l'Ibrahimovic dei bei tempi e forse qualche altro giocatore, ma niente di che. Quindi ragazzi, ho molta paura che se dovesse venire Piontek al Milan farà la fine di tutti gli altri cessi che vi ho nominato prima e si becca anche lui la maledizione della maglia numero 9. Niente ragazzi, ho evitato accuratamente di parlare della partita di giovedì. Faremo un altro video mercoledì in cui parleremo della partita di giovedì. Ovviamente non ci sarà la live giovedì perché ci sarà la partita mentre ci dovrebbe essere la live. Ovviamente non si può fare una live durante la partita del Milan, perché se no ovviamente per questioni di copyright ci chiuderebbero il canale in un secondo. Ragazzi, detto questo, vi chiedo solo la cortesia di lasciare pollice in su al video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Prima di dirvi vada via il Kiel Inter, che è la cosa più importante, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, chi è il vero responsabile del perché gli attaccanti in tutti questi anni dal 2012 in poi hanno sempre fatto schifo. Perché ragazzi, 150 milioni di euro e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e Higuain 12 attaccanti di fila, ok che non erano tutti fortissimi, però non è una casualità, vuol dire che c'è proprio un problema che deriva dal gioco, deriva dalla qualità di chi deve dare la palla a questi giocatori. Ragazzi, detto questo, prima di chiudere vada via il Kiel Inter, ci vediamo mercoledì per il prossimo video prepartita della finale. Mani nei capelli. Della finale con la Juve. Speriamo di vincere. No, non è che ho paura, ragazzi, non è che ho paura. Non è che ho paura della partita di... Vabbè, ne parliamo mercoledì poi della partita di giovedì, dai. Ciao ragazzi, un saluto, un abbraccio e ci vediamo mercoledì. Ciao!